Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo fantastico lunedì 25 aprile. Sandrino, Sandrino mio, ieri è stata una serata pazzesca. Avevano già osannato e avevano già assegnato lo scudetto alla seconda squadra di Milano quando a un certo punto si è innalzato lui in cielo, la colpita di testa e quello che sarà il futuro della nostra squadra, capitano, capitano mio, capitano, prima di coscia e poi di punta l'ha messa dentro ed è esploso San Siro. No, no, nessun errore, è esploso San Siro. Nessun errore, ieri l'Olimpico era tutto rosso nero. Wow, ragazzi, non finisce più, non finisce più, ve lo dovete andare a conquistare. E poi, finalmente, il nostro grande allenatore, durante le interviste, ha detto: nessuno crede in questo Milan, osannate tutti quell'altra squadra ancora, eppure siamo sempre lì, in testa, e tutti gli altri muti. Ripartiamo, ripartiamo. Mancano 4 partite, 5 partite alla seconda squadra di Milano. Ma ieri è successo qualcosa di molto, molto, molto più importante. Più importante si fa per dire. Altrettanto importante, tanto quanto la vittoria del Milan a Roma. Prima, nel giorno. L'altro giorno la vittoria della Salernitana e ieri sera la vittoria del Genoa. Eh sì, perché qui con la sconfitta del Cagliari ed il pareggio della Sampdoria, e beh, il calendario dell'Inter inizia a farsi più preoccupante di quanto poi in realtà non lo fosse qualche giorno fa. L'Inter ha Cagliari e Sampdoria nelle ultime due partite. Lasciamo perdere il nostro calendario. Noi dobbiamo fare come ieri, le dobbiamo vincere tutte. L'Inter ha 2 turni infrasettimanali, Bologna mercoledì prossimo e la finale di Coppa Italia con la Juventus il mercoledì successivo, in mezzo alle ultime 4 partite di campionato. E le ultime 2 partite di campionato proprio contro Cagliari e Sampdoria. Questo che cosa significa? Significa che hanno sempre un vantaggio, diciamo così, di 65 a 35, 60 a 40 come percentuali. E beh, vedere questo Milan, la squadra più giovane di sempre, a raggiungere questo punto del campionato, la vetta, è già un primato. Non è mai successo che una squadra così giovane fosse in vetta al campionato. Non è mai successo. Non è mai successo e doveva succedere quest'anno. Perché adesso sto pensando al titolo di questo video. Il Milan è arrabbiato. No, non con due R, con una R. Perché siamo arrabbiati con due R, ma gli arabi stanno arrivando e abbiamo voluto mostrarci per quello che siamo, cioè portateci in alto, più in alto che si può, ma noi siamo già a un buon livello, perché il lavoro fatto da questa società, da questo nostro allenatore, da questi giovani, ora, tu tesoro. Vieni, vuole festeggiare, vieni qui, vieni a festeggiare su. Scusate, ma abbiamo un'intrusione. Vuoi farti vedere? Non puoi farti vedere così. Eccola qua. Lei è Sangria, anzi, da oggi Sangria Sandrina Tonali. E dicevo che dunque il calendario dell'Inter si fa decisamente. È un video. È un video, non interessa alle persone, non gli interessi tu, gli interessa nemmeno io, non gli interessa nessuno. Scusate, oggi il video è così. Vabbè,
Ma siamo troppo felici per Sandrino Tonale, tutte le maglie bucate. Adesso risali. Comunque, chiudiamo questa parentesi dell'invasione di campo. Dicevamo che per questa ragione il Milan è arrabbiato, perché è arrabbiato e sarà poi degli arabi. Io voglio fermarmi qui oggi, perché la notizia più importante che doveva esserci c'è stata, cioè quella di vedere il Milan vincente e le ultime due, o meglio, Salernitana e Genoa vincitrici, piano piano, un passetto alla volta. Un pensiero a chi invece in questo 25 aprile ci ha dato la possibilità di essere liberi.